Radio Radicale, siamo con l'onorevole Patriarca di Forza Italia per parlare della scossa che c'è stata, delle scosse che ci sono state in questi giorni ai Campi Flegrei. Allora, ho visto che oggi un po' la notizia è sparita un po' dai giornali, però è una cosa abbastanza importante e grave. Allora, lei che cosa si sarebbe aspettato dopo gli allarmi di queste ore? Considerando che il terreno sta, diciamo, si tratta di un'area vulcanica e il terreno si sta alzando paurosamente. Allora, la regione, la città metropolitana, il comune, cosa dovrebbero fare? Allora, intanto è vero che i giornali non ne parlano, ma la paura nella gente rimane, perché mai sono 40 anni che non si assisteva a una scossa di questo livello come quella che c'è stata l'altra notte. I nostri consiglieri di città metropolitana e consiglieri comunali hanno chiesto di vedere questo famoso piano di evacuazione, che va sicuramente aggiornato. Bisogna capire quali sono le vie di fuga. Io mi aspetto dalla politica un grande senso di responsabilità in questo momento, perché la situazione non è da allarmismi, perché non fa bene a nessuno, ma non è da sottovalutare. Quindi questo è il momento di mettere mano agli aggiornamenti dei piani di evacuazione, vedere dove si deve intervenire da un punto di vista di realizzazione di strade, se fosse necessario, per organizzare eventuali piani di fuga, se ci dovesse essere la necessità. Speriamo che non ci sia, ma noi dobbiamo essere pronti a qualsiasi evenienza. Certamente c'è un monitoraggio continuo dell'area vulcanica, c'è un monitoraggio che non è soltanto di questo periodo, ma è un monitoraggio che risale nel tempo. Oggi si richiede più attenzione perché il numero di scosse è maggiore e l'intensità delle scosse, questo ci fa molto preoccupare, è estremamente elevata. Però ci aspettiamo di avere delle risposte su questo famoso piano di evacuazione, sugli aggiornamenti da portare in consiglio del piano di evacuazione e vediamo quali opere dobbiamo mettere in campo per organizzare queste famose vie di fuga. Noi abbiamo un territorio in Campania, non parlo soltanto adesso del rischio bradisismo dell'area flegrea, noi abbiamo un territorio a rischio, anche a rischio idrogeologico, non dimentichiamoci di quello che è successo a Ischia. Noi abbiamo una necessità di avere dei piani di sicurezza e di evacuazione che siano efficaci ed efficienti, in grado di funzionare se c'è la possibilità di avere degli allarmi in tempo tale da poter garantire l'incolumità delle persone. Ritiene che debba essere evacuata qualche zona? Perché si era parlato anche di questo. Allora, io non ho le competenze tecniche per valutare l'effettivo rischio su determinate zone. Abbiamo persone che sono addette a questo e loro ci monitorano il territorio e ci informeranno sugli eventuali aumenti dei livelli di rischio. Per adesso la situazione pare essere sotto controllo perché c'è l'analisi del magma eventuale, quindi non ci sono stati esclusi pericoli da questo punto di vista, ma è una situazione che va costantemente monitorata e se ci sono le condizioni eventualmente di organizzare un'evacuazione, ma se solo se sarà necessaria. Non voglio che in questo momento ci siano livelli di allarmismo tali che possono compromettere la tranquillità delle popolazioni di quell'area, ma siano certe che c'è attenzione sia da parte del governo, è intervenuto il ministro Musumeci sulla questione, ma ritengo che vada ulteriormente responsabilizzata anche la politica regionale, la città metropolitana, non solo per il monitoraggio, ma appunto per mettere finalmente mano a questi piani di evacuazione. Lei che cosa sa di questa lettera che è stata mandata al sindaco di Napoli? So che è stata mandata una richiesta, non so la risposta, non so il sindaco di Napoli ha detto di stare tranquilli che ha la situazione sotto controllo, ed è presente sui problemi. Penso che, le dico dalla mia parte politica, i nostri consiglieri sono stati solerti e solleciti nel chiedere al sindaco di essere un po' più attivo sulla questione. Vediamo nei prossimi giorni che cosa succede. Senta, lei oggi guardando un po' i giornali, anche il mattino, insomma, si parla più del terzo mandato di qualcuno che di questo. Un po' preoccupata. Vabbè, si parla di tante cose, non si parla solo di questo. Oggi non se ne parla perché se ne è parlato nei giorni scorsi, ma più che parlarne sui giornali, io penso che nelle aule della politica bisogna assumersi le responsabilità. Quindi a me non interessa tanto di ciò che si scrive o di ciò che si dice, ma piuttosto di ciò che si fa. Ed è compito anche nostro, che siamo in città metropolitana e in regione opposizione,
essere da pungolo a prescindere dall'amplificazione mediatica che può avere il nostro tipo di azione. Bene, la ringrazio molto della sua disponibilità, ringrazio l'onorevole Patriarca di Forza Italia.